Sia lodato Gesù Cristo. Ci ritroviamo per via telematica ed è anche un momento molto bello per poter intrattenerci e coltivare, ecco, quei legami di fede e di comunione che ci uniscono. Di questi tempi noi materialmente non ci vediamo, ma viviamo spiritualmente la nostra comunione. Mancano i momenti, la messa del Papa, i suoi vari interventi, le messe in televisione, ma questo è un momento, potremmo dire, tutto nostro per coltivare appunto il nostro legame di comunità che vive e che appartiene a questa circoscrizione che chiamiamo quella di San Giovanni Battista. Questa sera prendo spunto dal Vangelo secondo Giovanni per darvi alcune indicazioni che vi possono essere utili in questi tempi in cui abbiamo sicuramente più tempo a disposizione e possiamo dedicarci con più frutto all'ascolto, alla lettura e all'ascolto della parola di Dio. Gesù incontra Nicodemo. Il testo biblico di riferimento è il Vangelo di San Giovanni, capitolo 2, versetti 23-25 e capitolo 3, versetti 1-21. L'episodio è noto. Vorrei, ecco, semplicemente dare delle indicazioni che ci aiutino a approfondire questa pagina. Gesù non è vissuto in una grande nazione, non ha visto città tentacolari, in compenso è vissuto in mezzo alla folla. Francesco Petrarca ha scritto che Gesù non aveva bisogno di solitudine e non temeva la folla. Non mancano nel Vangelo casi in cui Gesù si intrattiene anche in colloqui privati, come avvenne per Nicodemo, secondo il racconto del Vangelo di San Giovanni, come ho detto. Nicodemo era un notabile, un membro del Sinedrio, il supremo tribunale ebraico, e ne faceva parte in qualità di laico esperto della legge. Un giorno che Gesù si trovava a Gerusalemme, egli chiese di essere ricevuto. La folla della capitale era entusiasta di Cristo, il quale, dice il Vangelo, non faceva affidamento su quell'entusiasmo, che era piuttosto superficiale infatuazione per i suoi amici. Gesù ha sempre preferito che si desse ascolto al suo insegnamento. Perciò si fida di Nicodemo, il quale cerca la luce con sincerità, con buona volontà, condizioni essenziali queste per l'ascolto della parola di Dio.
Nicodemo si incontrò con Gesù di notte, ma non è detto che lo facesse per paura, per sottrarsi alla malignità dei colleghi del tribunale che vedevano di malocchio Gesù. Nicodemo infatti dimostrerà un coraggio non comune quando, avendo il Sinedrio fatto un primo tentativo di arrestare Gesù, egli protesterà in pubblico perché si commetteva l'abuso di condannarlo senza averlo ascoltato e senza una indagine obiettiva su di lui. Questo è detto nel capitolo 7 di San Giovanni. Quando il Sinedrio giudicò Gesù degno di morte, dopo la crocifissione, Nicodemo uscì allo scoperto, offrendo il rito funebre in onore della salma di Cristo più di 30 kg di balsami e di profumi, come si legge nel capitolo 19. Il maestro Nicodemo era un uomo fondamentalmente retto e ritenne suo dovere di rendersi personalmente conto della dottrina di Gesù per formulare un giudizio non superficiale e non prevenuto. La prima battuta del suo dialogo notturno con Cristo fu questa: Rabbì, noi sappiamo che tu sei venuto da parte di Dio come maestro, perché nessuno può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui. Mentre la folla di Gerusalemme cercava il meraviglioso nei fatti di Gesù, Nicodemo invece riflette sul loro significato e non si rifiuta di trarne le conclusioni. I miracoli, per definizione, sono opera di Dio, il quale non può confermare con i suoi interventi una dottrina falsa e dare credito a un maestro che inganna. Gesù stesso ha detto nel Vangelo, e il criterio è sempre valido: guardatevi dai falsi profeti, li riconoscerete dai loro frutti. Perché ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero guasto dà frutti cattivi. I rami e le foglie possono illudere sulla bontà di un albero, ma quando se ne assapora il frutto, l'equivoco non è più possibile. Gesù premia le buone disposizioni di Nicodemo. Dal momento che Nicodemo lo ritiene un maestro degno di essere ascoltato, Gesù concede il privilegio a lui di conoscere una verità nuova e di importanza fondamentale per la salvezza dell'umanità. Dice difatti Gesù: in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo è sconcertato da questa rivelazione. Forse egli si era preparato a sostenere una discussione per la quale aveva materia e capacità, ma le imprevedibili parole di Cristo lo colgono di sorpresa, sprovveduto. Che cosa può significare nascere di nuovo? Si domanda Nicodemo. E con un procedimento tipico delle scuole, spinge fino all'assurdo l'affermazione di Gesù per costringerlo a spiegarsi. Come può, dice Nicodemo, un uomo nascere quando è già vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel suo materno, nel seno materno e rinascere? Gesù accetta la sfida e risponde:
in verità ti dico, nessuno può entrare nel regno di Dio se non rinasce da acqua e spirito. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Noi comprendiamo subito che Gesù intende parlare di una rinascita spirituale che avviene mediante il battesimo amministrato con l'acqua, per significare la purificazione radicale dell'anima mediante l'azione dello Spirito Santo. Ma tutto ciò era prematuro, incomprensibile per Nicodemo, il quale dovette dare segni evidenti di perplessità perché Gesù si premura di rassicurarlo. Non meravigliarti di questo, non meravigliarti perché ti ho detto che dovete rinascere di nuovo. Il colloquio probabilmente si svolgeva su una terrazza e Gesù, prendendo spunto dalla brezza che attenuava l'afa della notte, continuò: vedi, il vento soffia dove vuole, uno lo sente, ma non può dire da dove viene né dove va. Così è di chi nasce dallo Spirito. Lo Spirito è una realtà concreta, anche se non si vede e non si tocca. Forse non esistono i nostri pensieri che non si vedono, o è pure illusione la nostra volontà che non si tocca. Gesù parla di ciò che accade per azione divina, misteriosa, ma reale, nello spirito di ognuno di noi. E quando Nicodemo insiste, com'è possibile questo? Gesù ribatte dicendo che egli parla di ciò che conosce perfettamente, perché Gesù sa quello che dice. Il mondo dello spirito, cari amici, il mondo di Dio è il suo mondo ed egli non è un qualsiasi maestro che propone una dottrina umana, ma è il figlio di Dio che conosce tutto dell'onnipotenza del Padre, del quale dirà: siamo una cosa sola. In fondo la fede è questa: ascoltare Dio che parla del suo mistero e del nostro mistero e fare pieno affidamento sulla sua parola, anche e soprattutto quando parla di cose troppo più grandi di noi ed esclusivamente sue. Con queste considerazioni, cari amici, vi saluto e vi auguro di poter vivere questi giorni che sono pieni di privazione e sicuramente di silenzio, non come soltanto una crisi, una difficoltà, ma anche come una opportunità. E poi, al di là di tutto quello che si sta dicendo su questa epidemia, consideriamola come una lezione, come un invito che il buon Dio ci probabilmente ci vuole dare, perché possiamo riscoprire il suo mistero, il nostro mistero, e lasciarci illuminare da lui e vita, quella vita che ha origine in se stessa e che ognuno di noi sperimenta, ma deve sperimentare sempre più in questo mondo e in maniera piena nell'eternità. Sia lodato Gesù Cristo.